Mai più guerre, ma promuovere la pace, la convivenza e il rispetto tra i popoli. Un messaggio forte, quello del presidente della regione toscana Enrico Rossi, nel giorno del 75esimo anniversario degli eccidi nazifascisti che insanguinarono il territorio di Fivizzano nel 1944. Una commemorazione alla quale hanno partecipato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Repubblica Federale Tedesca Frank-Walter Steinmeier, arrivati a Fivizzano per rendere omaggio alle circa 400 persone che persero la vita. Il presidente della Toscana nel suo intervento ha ricordato il dovere di mantenere viva la memoria e rendere impossibile il ripetersi di quanto è avvenuto. Qua in queste zone, con la volontà di fare deserto proprio intorno alla linea gotica, ma tutta la Toscana è stata interessata, con oltre 4.000 vittime civili durante l'arretramento dell'esercito tedesco, vittime fatte con determinazione razionale da parte dei nazisti e da parte dei fascisti repubblichini, vittime molto spesso innocenti, donne, bambini, anziani. Dall'orrore, dal rifiuto di questa barbarie è nata un'epoca diversa in Europa. 70 anni sono ormai che viviamo nella pace, che pure tra tutte le contraddizioni, i problemi, le difficoltà, in ogni caso c'è stato progresso, avanzamento, molte persone hanno potuto emanciparsi, vedere per la prima volta affermati i propri diritti. Come direbbero appunto i tedeschi, bisogna stare attenti adesso a non buttare via l'acqua sporca con il bambino. Bisogna far meglio, fare di più, soprattutto per risanare quella ferita sociale che la crisi economica ha aperta in tanti settori della società, ma non bisogna buttare via quegli ideali di democrazia, di pace, di partecipazione, di costruzione di un assetto europeo, di umanità, di riconoscimento anche dell'eguaglianza. Non ci si deve dimenticare che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che riconosce l'eguaglianza di tutti gli uomini, viene fatta nel 1948, dopo appunto quella orrenda strage che fu la Seconda Guerra Mondiale. Quindi oggi serve a rinnovare la memoria e allo stesso tempo a rinnovare il nostro impegno intorno a questi valori, in tempi nei quali è giusto e legittimo esprimere preoccupazioni perché li vediamo minacciati. Riprende il nazionalismo, riprendono gli egoismi, la volontà di chiusura verso chi è diverso, riprendono le paure dell'invasione, che sono anche queste molto pericolose. Ecco, noi oggi qui abbiamo provato, insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e insieme al Presidente della Repubblica Federale Tedesca, a lanciare un messaggio di riconciliazione e di riconferma e di volontà di lotta per questi valori fondamentali.